Si tratta del segretario del PD di Porto Recanati, Massimo Montali, che salutiamo con molto piacere. Buonasera Massimo. Buonasera Stella, a te e a tutti gli ascoltatori, tutti gli amici in radio in ascolto, grazie. Ecco, tu sei un po' un privilegiato, perché non ti nascondo che faccio molte difficoltà molto spesso a parlare con qualche esponente del PD. Ma fai difficoltà perché gli esponenti del PD non ti vogliono rispondere, oppure perché non riesci a trovarli, o perché non ci vuoi parlare tu? No, io ci voglio parlare, per carità, non tutti, no, era una battuta per una differenziazione politica, con te invece mi trovo molto bene, diciamo. Ma sì, perché poi quando uno si cala nel contesto locale va a ragionare su quelli che sono i problemi cittadini. A parte quello, poi... Poi non ne usciamo più, se facciamo prevalere le ragioni di bandiera di fronte a... No, a parte che in Italia ci si divide solo su ragioni di bandiera, anche quando siamo d'accordo dobbiamo trovare un motivo di distinzione, perché se no facciamo un favore all'avversario. Senti... parliamo del Toulouse, perché c'è stata una ridda di comunicati, fra cui anche quelli del PD, sul problema Toulouse, problema appunto annoso. Tu sai che c'è questa ordinanza del sindaco Mozzicafreddo che prevede che se non si mettono a norma, quindi a posto con le normative antincendio, lui farà sgomberare Toulouse. Non so se questo potrà mai avvenire, si troverà sicuramente un modo per poter scongiurare questa evenienza, perché è un problema che va affrontato, ma non può essere risolto nel giro di 2 mesi. Ma questa è una mia opinione. La opinione del segretario del PD qual è? Allora, guarda, innanzitutto su questa questione dello Toulouse, io sono stato uno che ha riconosciuto al sindaco Mozzicafreddo il coraggio di averci messo la faccia e quindi di aver comunque firmato un'ordinanza, che piaccia o meno, in cui lui si assumeva delle responsabilità. Io ho dato atto, perché credo che sia stato uno degli unici negli ultimi lustri a fare un atto di quel coraggio e del genere, però credo che sia partito bene, ma sia poi iniziato a entrare in un turbine di confusione veramente difficile da gestire. Perché che cosa succede a Ferro? Non so se tu hai fatto caso le questioni di Roma, del famoso sgombero delle 100 persone a Stazione Termini. Sì. Che poi quelli erano 100 persone che stavano in uno stabile occupato, c'era tutta una situazione particolare per cui si era previsto uno sgombro, dove addirittura c'era una situazione, una soluzione alternativa. Lì 100 persone hanno messo a ferro e fuoco un paese, il quartiere della Stazione Termine, secondo me in modo deprecabile e deplorevole, perché certi atti non possono essere tollerati indipendentemente dalla sensibilità che noi abbiamo verso i rifugiati o meno. Sono atti intollerabili che non possono assolutamente essere presi in considerazione o comunque valutati in maniera positiva o decente, impossibile, ecco. Ma dietro a quell'atto, sì, Stero, c'è stata poi una disposizione del Ministero degli Interni che appunto molto chiaramente diceva che cosa? Che non si possono più fare sgomberi a meno che non c'è una soluzione alternativa già conclamata e trovata. Sì, questo non dice Massimo Montali, il PD di Porto Recanati, lo dice l'istituzione, il Ministero degli Interni. Ora, tu capisci che quando il Ministero fa una circolare che va in quel senso nei confronti di edifici occupati, immagina di tu uno sgombro, a maggior ragione su un edificio dove c'è una proprietà. E la soluzione non può essere quella lì, voi mettete a disposizione l'area di ammassamento, fate venire l'esercito con le tende, ma cioè, ci rendiamo conto? 2000 persone a cui tu vai a dire uscite da qui e andate dove? Nell'area di ammassamento con le tende? Ma poi non scherziamo, no? Perché molti di quelli che sono lì dentro, non molti, molti sono brava gente, sicuramente ci sarà un qualche gruppetto dei facinorosi, delle persone che non hanno nulla da perdere, che sono pronti a incitare, succederebbe il finimondo, non so adesso con che misura si va avanti rispetto a questa ordinanza, pur se, voglio dire, fatta in un'ottica di condivisione, perché quando un'ordinanza parla di messa in sicurezza rispetto ai problematiche antincendio, rispetto ai fatti che sono successi a Londra, rispetto alla sicurezza di chi ci vive, non si può non condividere quel tipo di impostazione.
però poi dopo sulle procedure permettimi che c'è qualcosa che cozza e non funziona, perché quando ci sono delle indicazioni che vanno in un senso e tu sindaco vai in un altro, poi non è che dici ah io l'ho fatta non me ne frega e vado avanti, perché non funziona così. Cioè, quindi da una parte dici che lodi il sindaco perché ci ha messo la faccia, dall'altra parte dici che però ha fatto una cosa che... Ma no, io ascolta, io rispetto all'impostazione che ci può avere qualcuno sullo sgombro, su queste cose, è chiaro che uno la può legittimamente perseguire, ma ci deve essere una serie di step già programmati, non è che uno fa un'ordinanza del genere e poi voi scappate di qui e chi se ne importa va tra la pesca dove andate. Credo che debba essere una cosa gestita, perché stiamo parlando di 2000 persone, se va bene, tra virgolette. E non mi sembra una cosa così a cuor leggero. Tu ce l'avresti il coraggio di mettere 2000 persone in mezzo alla strada, pur su una situazione di pericolo e di difficoltà per quello che riguarda quello stabile. Cioè, non parliamo mica dei bruscolini, parliamo di famiglie, dei bambini, di persone che stanno lì dentro, chi in condizioni più o meno agiate. Non facciamo adesso tutto l'erba un fascio e non ci mettiamo a fare discorsi di pancia per cui io mi sbatto in mezzo alla strada, arrangiate, perché non mi sembra questa la situazione. Ci sarebbero stati da percorrere altri step, però il sindaco ha percorso questo, ha fatto questo tipo di ordinanza, vediamo adesso dove porterà, anche perché lì poi, vedi, qui stanno emergendo giorno per giorno tutta una serie di situazioni ancora più difficili. Adesso è uscita fuori, non so se hai fatto caso stamattina, questa ordinanza rispetto la necessità e l'obbligo da parte dell'amministrazione condominiale di mettere a posto la rete fognaria, la seguita di Asterio, questa cosa. Sì, però diceva che non era colpa della rete fognaria dell'Hotel House se quello che è successo nel laghetto Volpini. Ok. Allora di che colpa? Comunque. Ah, non lo so. Questo molto è stato detto per non aggravare la situazione. Ecco, allora, anche rispetto a questa questione, cioè lì è stata fatta un'ordinanza. Innanzitutto io sull'ordinanza, se il sindaco chiede il ripristino, io vorrei sapere che cosa si è rotto. Perché sai, sarebbe un attimino da capire, lì la situazione fognaria dell'Hotel House è una roba molto delicata. Io, se permetti, ti faccio un breve scursus, perché come ti ho già detto altre volte è vicino a casa mia, quindi sono nato in secondo della nostra. Dacci qualche indicazione in più di quella che abbiamo avuto. L'Hotel House è nato 5-6 anni prima di me, veramente, quindi addirittura penso un po' anche dal punto di vista anagrafico, diciamo. Ecco. Sì, in pratica tutto l'Hotel House intorno c'ha, credo, una decina, 11 fosse settiche. Fosse settiche sarebbe questo pozzo isolato dove le acque nere dei vari appartamenti confluiscono. Poi all'epoca, nel 65-70, quegli anni lì, quando ancora gli scarichi erano possibili effettuarli verso fiumi o fossi o robe del genere, che succedeva? Che la parte solida rimaneva nella fossa settica e il liquame, la parte liquida, veniva sversata all'epoca forse nei fiumi in quelle, o in fossi o in situazioni del genere. Quindi oggi sarebbe innanzitutto necessario capire e sapere, perché io ancora non l'ho visto da nessuna parte, né ho sentito nessuno dirlo, se queste fosse settiche hanno il collegamento del liquame, della parte liquida, con la rete fognaria. Io ancora non lo so che c'è un depuratore a 150 metri da dell'ausilio in linea d'aria, ma la fossa settica, la parte solida rimane all'interno del pozzo, la parte liquida, che è quella in eccesso, dove va? È collegata alla rete fognaria, punto di domanda, perché ancora non lo so. Andiamo avanti. In un contesto come quello dell'Hotel House, dove ci sono difficoltà e morosità rispetto all'energia elettrica, rispetto all'acqua, rispetto alla manutenzione degli ascensori, rispetto alla manutenzione degli impianti antincendio, a naso, secondo me, ci sono anche delle morosità rispetto a chi è che va poi a svuotare la parte solida di queste fosse settiche. Ci siamo? Sì. Perché non... Se è pervaso tutte queste morosità, l'Hotel House, secondo me, ci sono dei problemi anche in quel senso, o a meno che qualcuno mi dica che lì si svolta, allora alzo le mani, per carità. Non voglio... Tu dici che neanche quel servizio viene fatto e completato. Non lo so,
Non lo so, però dici te, considerando ormai la cronica, il cronico problema finanziario economico dell'Odolhouse, che... io credo che anche quel servizio soffra delle difficoltà. Prima c'era una famosa ditta di Porto Recanati molto presente sul territorio che fa quel tipo di lavoro, e so che quella ditta sono circa 4-5 anni che non va più per motivi che tutti quanti immaginiamo, no? Credo. A cui non gli ho chiesto il motivo, però mi ha detto: guarda, noi sono svariati anni che non andiamo più lì, quindi immagino quelli che possono. Allora, chi ce va, chi non ce va, ci sarà una fattura dell'ultima volta che è stato fatto questo lavoro, l'espurgo del coso, non te lo so dire, perché sai che succede? Succede che se tu la fossa settica non spurghi la parte solida, quella lì a forza di riempirsi, non ti dico che arriva al terzo piano, ma al piano terra, il primo piano, che comincia a venire fuori dal lavandino e da quello che è il bucino, quelli che sono servizi igienici, perché mi segui come funziona il principio della fossa? Sì, però io mi ero posto un interrogativo nel leggere questa notizia, ma perché? Se il problema è quello di una fognatura che naturalmente non ha funzionato da tempo, adesso emerge questo problema del laghetto Volpini e della moria dei pesci. Perché sicuramente quest'anno ci saranno state delle condizioni meteorologiche particolari che hanno accentuato questa situazione. Vero, questo qui è un pull parlare che facciamo fra me e te, non sono un tecnico, quindi non... A naso, secondo me, il problema è questo qui, però ti dico che, voglio dire, sai, io credo che lì c'è un problema non solo dell'Aus, ma su tutta l'area sud del Porto Recanati. Ebbene ha fatto il commissario Basserotti nel individuare quel tipo di progetto, quel tipo di finanziamento per il progetto di riqualificazione dell'area. La cosa che mi senti? Sì, come no. No, possiamo. La cosa che mi dispiace accentuare con te, sai qual è? È il fatto che si è aperta una polemica con Enrico Leonardi, che io chiudo qui perché voglio dire lì si era iniziato a parlare. Sì, c'è stato sto botta e risposta che abbiamo un po' seguito. Si era iniziato a parlare della questione dell'Aus, poi lei ha iniziato a tirare fuori lo Ius Soli, la mia permanenza di protezione civile, che cosa ha fatto il PD, io ho semplicemente detto che cosa? Che il tuo partito da 15 anni ha governato questa città, 15 degli ultimi 16 anni, non ho visto nulla di che, e lei mi continuava a insistere su che cosa avesse fatto il PD, qui c'è un problema di ruoli, chi governa fa le delibere e i progetti, chi sta all'opposizione fa il controllo. Ora, se è venuto Basserotti e dopo 10 mesi è riuscito a cavare un progetto da 1.400.000 euro, io vorrei sapere se in 10 anni non si poteva fare qualcosa di simile. Però ognuno poi dopo alla fine se prende la responsabilità davanti ai cittadini e davanti al proprio elettorato, io non sono sicuramente, non punto sicuramente il dito contro nessuno, e la mia era un'altra discussione. Il Partito Democratico a Porto Recanati si è detto già disponibile a sedersi intorno a un tavolo con tutte le forze politiche e le forze dell'amministrazione che hanno volontà e voglia di condividere questa cosa. Secondo me sarebbe un passo da fare per cercare di rivolgere questo problema, anche di risolvere il problema, anche per togliersi le responsabilità da parte dell'amministrazione solamente, no? Si crea un tavolo delle forze politiche che vogliono discutere sulle eventuali soluzioni da dare, e poi noi siamo disposti a sederci anche con l'Annati, ci mancherebbe, non è questo il problema, pur di tentare di fare un progetto per risolvere questo problema che ormai è diventata una cosa annosa, indecente, voglio dire, una cosa che squalifica la nostra città e tutta quell'area. No, tu sostenevi, dice, ma tutti questi anni in cui è fatto l'amministratore, no, è possibile che non si accorta mai del problema dell'Aus, e come l'ha risolto? Nulla. D'altra parte quella volta non c'era neanche l'idea di poterlo minimamente suggerire di abbattere questa struttura, oggi invece si sta ripetendo con una certa frequenza. Però non è che possiamo risolvere questo problema rimproverandoci a vicenda di quello che non si è fatto. Io ti sto dicendo che noi siamo disposti a sederci, anche qualora ci convochi, siamo disposti a sederci con l'amministrazione di cui siamo all'opposizione, non siamo in maggioranza.
per dare il nostro contributo alla risoluzione di questo problema. Certo è che se l'amministrazione si chiude dentro le sue stanze e va avanti a suon di ordinanze senza parlarne con nessuno, io che cosa gli faccio? Mm. Voglio dire, l'amministratore sono loro, eh. Se loro mi chiedono un contributo a partecipare per un'assunzione di responsabilità, io sono disposto a darla. Io no, il PD è disposto a darla. Però voglio dire, non può essere fatta una confusione del genere, perché qualcuno va avanti a suon di ordinanze la mattina quando si sveglia e entra nell'ufficio e voglio dire, scrive, delibera e fa ordinanze. Non possono essere confuse queste responsabilità con chi sta all'opposizione, che di questa roba non pesa nulla. Se tu mi coinvolgi, io ti posso comunque dare, oltre a un contributo di idee fattivo, anche un contributo di responsabilità, perché noi mica siamo una forza politica irresponsabile e non stiamo dentro il Palazzo Volpini per puntare il dito contro l'amministrazione e fare una polemica sterile destinata ad arrivare alle prossime elezioni. Noi vogliamo risolvere il problema di questa città. Oggi c'è questo che è uno tra i più grandi. Credo che abbiamo dato una grossa mano a risolvere il problema della difesa della costa, perché sono iniziati adesso i lavori. Noi siamo disposti a fare questo tipo di operazione, di servizi e di lavoro, qualora la maggioranza chiaramente ci coinvolge, ci fa una proposta di lavoro su un tavolo del genere. Credo che questo sia l'ABC della buona amministrazione e sia quello che dicevi te, il non contrapporsi per i logici di bandiera, no? Certo. Lo stavi accennando non appena sì, all'inizio iniziata questa conversazione. Quindi vabbè, voi siete disponibili naturalmente, per ora la soluzione di uno sgombero a dicembre è una cosa impensabile, sul quale è bene non insistere, perché ci ha messo la faccia, ma potrebbe farci una brutta figura quando, se non dovesse rispettare poi. Non te lo dico io. Lo dice la circolare del Ministero. No, ma lo dice, eh? Sì, a questa parte della circolare del Ministero, che mi sembra molto cioè, se noi dovessimo applicarla su tutti i casi, no, noi non avremo la possibilità di fare chi ci deve pensare? Tu pensa a un cittadino privato che vuole liberare un appartamento perché l'inquilino non gli paga l'affitto da anni, ci riesce, non ci riesce, alla fine fa un'azione forzosa, arriva l'ufficiale giudiziario, arrivano i carabinieri, prendono e liberano l'appartamento e lo restituiscono al legittimo proprietario. Ci dobbiamo preoccupare dove va a finire quel signore che per anni e anni non ha pagato l'affitto? Cioè, se no, se non c'è una soluzione, lo dobbiamo tenere ancora lì? Ma questa però è un'altra questione. Non è un'altra questione, è sempre comunque una persona che finisce in mezzo alla strada. Cioè, il ministro allora è una questione di ordine pubblico. Parlava di situazioni plurali, non parlava di singoli casi dove c'è la possibilità o meno, cioè parlava di sfollamenti, di persone che di un numero, di una certa entità. Ma quello è ancora più grave, perché parlava comunque di edifici occupati abusivamente, di cui non si sa neppure se sono agibili o meno, perché non c'è una verifica. No, è ancora più grave, perché se poi crolla, dopo scappa fuori che tutti sono responsabili della morte di quelli. Ma il ministro Minniti non diceva che non andavano sgomberati. Diceva che bisognava trovare una soluzione alternativa. Ci mancherebbe. Sul fatto che un edificio occupato abusivamente vada sgomberato, è la legge che lo dice, mica sono io. E vorrei vedere quale forza politica di sinistra, di destra, di qualsiasi parte sostiene l'occupazione abusiva di un edificio pubblico. Io non credo che possa però ne abbiamo sentite delle belle a proposito di questo sgombero. È stato detto poliziotti manganellari e così via, cioè il solito gergo che non sentivo dagli anni diciamo così del 68, del 70. Attendo però sull'operato della polizia, tu convieni con me che io non ho da fare alcun puntiglio, però secondo me la polizia nei paesi del contesto europeo opera in maniera forse un pochino diversa, perché voglio dire, noi guardiamo sempre gli stati europei per ciò che fa meglio di noi, ma su alcune questioni voglio dire ci tappiamo gli occhi. Ad esempio, ti faccio una piccola disquisizione su quello che si era sempre parlato rispetto all'identificabilità dei poliziotti che stanno nelle squadre antisommossa durante le manifestazioni. In Germania hanno il numerino dietro il casco. Il poliziotto che in Germania va a presidiare la manifestazione e fa ordine pubblico
è riconoscibile, chiaramente non da tutti, non è che si mettono nome e cognome, perché lì c'è un problema di chi opera e un problema di sicurezza della gente che chiaramente sta lì, ma un minimo, voglio dire, di tracciabilità da parte della struttura poliziesca c'è, perché voglio dire, quello lì c'è un numerino dietro la schiena, se si mette a picchiare con delle picchiare viene chiaramente da Guido. Qui da noi quando parte la polizia parte, non è che... Ma è una delle polizie più solfe, dai. È una delle polizie, diciamo così, in Italia più solfe, nel senso che non sono poi così violenti i nostri celerini, diciamo. Guarda, io sono dell'opinione che le forze dell'ordine italiane, secondo me, a livello di Unione Europea, se non è la migliore, poco c'è mai. Appunto. E lo dimostra la serietà con cui hanno affrontato in un periodo difficile come questo l'argomento terrorismo e sicurezza pubblica. Io credo che sia encomiabile. Ritengo allo stesso modo che se esistono alcune melemacce vanno pulite. Guardiamo i fatti di Firenze, che come ha detto giustamente il comandante del 7 dell'arma dei carabinieri, inquinano e gettano disonore su una forza sana. Io credo che questi fatti non possano essere né protetti né quantomeno minimizzati, no? Credo che quello che chi all'interno delle forze dell'ordine ha un comportamento che rende deprecabile e malvista lo stesso corpo di polizia a cui appartiene vada comunque punito o allontanato o prese le misure del caso che i regolamenti interni delle forze dell'ordine vogliono, no? Credo che sia l'ABC questo del comune sentire, e credo che anche la stragrande maggioranza delle forze di polizia siano d'accordo su questo tipo di comportamento. Penso che sia una misura civile. Carissimo, possiamo terminare qui, è stata anche, diciamo così, una conversazione molto interessante. Abbiamo toccato problemi di attualità che si sono calati sul gravoso e quanto, no? Problematico problema dello Delaus. Poi dopo te lascio, se no divento logorroico. No, dimmi. Un piccolo comunicato stampa domani su questa questione dell'ordinanza che riguarda le fogne, dove vengono rimarcate. Ah, va bene, interessante. Quindi fai un po' un bastian contrario, no? No, non basta al contrario, però io faccio parte di quelli che chiedono chiarezza e vogliono sapere che cosa è successo a livello perché lo Delaus, come tu dici, che è un edificio privato per cui non possono essere usati fondi pubblici, il discorso che facevi con l'amico di Porto Recaldi a cuore Alessandro Rovazzani. E su questo siamo d'accordo, ma quando poi un edificio privato diventa un problema pubblico, e poi la questione diventa diversa, perché se lo sversamento fognario dell'hotel house diventa un problema che inquina anche a me che ci sto a 500 metri di casa e non c'entro niente, e poi quello lì non è più un problema privato o un edificio privato, diventa un problema anche mio che non c'entro niente, capisci? Mio è un pur parlé, nel senso generale, diventa un problema della cittadinanza che comunque sta a subire dei disagi che provengono da una realtà che non è di cui non hanno colpa. Va benissimo, allora aspettiamo il tuo comunicato sul sistema fognario dello Delaus. Sull'ordinanza. Anche sull'ordinanza. Certo, sull'ordinanza. Va benissimo. Ti ringrazio, Teo. Ciao, grazie a te. Ciao. Massimo. Ciao.